Siamo con Coach Piroleca, antivigilia della trasferta a San Severo di domenica pomeriggio. La squadra partirà domani alla volta della Puglia. Coach, che partita ti aspetti domenica di quel di San Severo? Sarà un'altra tosta, una partita tosta, sarà un altro test difficilissimo. E loro sono abbastanza arrabbiati, vengono da una partita persa con un punteggio ampio, ma anche per me molto merito di 100, perché ha tirato delle percentuali da 3 altissime. E sicuramente troveremo un avversario agguerito, e poi guardando la loro partita con Pistoia, hanno fatto delle buonissime cose in casa, dove mettono un sacco di intensità e aggressività e giocano di più insieme. Per questo è una partita molto molto insidiosa. Per quanto ci riguarda, fondamentale sarà recuperare le energie dopo la battaglia contro Napoli di mercoledì. La prima cosa, perché siamo usciti un po' malconci anche a livello di botte subite in diversi giocatori, ma sai, questi dividi delle situazioni, giocando ogni 4 giorni, è normale che succedano. È importante che il nostro staff medico e fisio stanno facendo il massimo per cercare di far recuperare tutti, provare ad avere la squadra in migliori condizioni possibili. E tocca ribadire che ancora una volta i nostri ragazzi continuano a tenere botta, nel senso non si lamentano, ma con gli acciacchi piccoli si va avanti e si continua a lavorare. Non ci sarà pubblico al Palacastellana, resta un campo sicuramente fra i più ostici di tutto il girone. È vero, è un campo tosto. L'anno scorso abbiamo perso, e lo ricordiamo bene, e adesso è un'altra storia senza pubblico, ma noi siamo alti, belli e vaccinati, come si dice, abbiamo gente con esperienza, e ciò non vuol dire che sarà facile, ma sappiamo cosa ci aspetta. Non dobbiamo sorprenderci che troveremo una squadra molto aggressiva, e dopo la vittoria con Napoli abbiamo già resettato, perché dobbiamo essere intelligenti e bravi a non pensare a quello che è successo, ma a proiettarsi subito sulla partita che ci aspetta, che è quella adesso la più difficile. Che squadra è quella allenata da Coach Rinaldo? Ma guarda, loro c'hanno Gide, che non è mantenuto dall'anno scorso, e poi c'è Jones, che 2 settimane fa aveva segnato quasi 30, che è un po' il lago della bilancia per loro, perché è quello che è l'uomo, l'esterno con più qualità. Poi Antelli è un playmaker che mette tanta intensità, è sempre al servizio della squadra. Da 3 c'è Kanji, che dopo la stagione fatta con Brindisi è sceso a fare il protagonista in A2, è un buon atleta che sa fare tutto, un buon difensore. E poi c'è Di Donato, che l'anno scorso ci fece male, e poi dalla panchina entra Mortellaro, con esperienza sua, cerca di supporto dopo. Dalla panca ci sono 2 o 3 giocatori che riescono a dare intensità, soprattutto nelle partite casalinghe. Hai parlato di condizioni mentali della squadra, parliamo anche di quelle fisiche. Contro Napoli non ha giocato il Voje Perić, ti chiedo come sta e se ci sarà domenica San Severo. Ancora non te lo so dire, e stamattina ha lavorato un po' da parte, e adesso nel pomeriggio vediamo cosa riusciamo a fare, magari senza contatto o contatto, però già la situazione è in evoluzione e sta meglio, si sente meglio, e lo stiamo monitorando, e lì devi dar via libera tra il dottore, lui e dopo il staff tecnico. Il successo contro Napoli ti ha rappresentato un punto di svolta decisivo per la consacrazione del gruppo dopo le vittorie in volata contro Eurobasket e Stella Azzurra? Il nostro gruppo è in continua evoluzione, perché è vero che siamo partiti presto, noi a quasi 20 di agosto, ma il fatto è che il gruppo subisce cambiamenti, prima per l'infortunio di Pacca, che sostituisce uno del quintetto, un giocatore che era importante, era il punto di riferimento del nostro attacco, e la società è stata brava a intervenire subito. Poi adesso c'è stata la mancanza di Tatu, anche lì in 12 ore un altro intervento urgente è arrivato dell'Osto. Noi siamo lavori in corso, e c'è un nucleo che sa che c'ha dei valori importanti, morali ma anche tecnici, e
c'è il capitano Fantoni che fa da chioccia un po' a tutti, e ci sono i senatori, diciamo, che anche se Venga per esempio ha 25 anni, è uno dei senatori della squadra, perché lui, Panni e Balda sono quelli che, però dopo aggiungiamo anche l'esperienza di Hansbrook, che anche quando non fa i numeri, però a livello difensivo, a livello di presenza morale con la squadra, è sempre importante. Per chiudere, hai parlato di Dell'Osto, l'ultimo arrivato, insomma, ovviamente ha giocato pochi minuti contro Napoli perché aveva di fatto un allenamento nelle gambe, adesso si sta inserendo sempre meglio, come lo hai visto in questi giorni. No, ma il ragazzo è a posto in tutto e per tutto, la testa giusta, l'atteggiamento giusto, si è fatto già subito accettare velocemente dal gruppo e in 72 ore non potevamo aspettare la luna da lui, però è importante che lui si inserisca, si integra meglio anche tecnicamente con la squadra, sta imparando le regole difensive e i giochi offensivi, e per cercare di farsi trovare pronto anche lui quando viene chiamato in causa.